Il Brescia fa il suo esordio al torneo di Arco di Trento nella prima partita contro la Roma. Le rondinelle partono benissimo e già al secondo minuto si rendono pericolose su calcio piazzato, ma Baroni non riesce a colpire la sfera. Nei primi 10 minuti in campo c'è solo il Brescia. La Roma crea qualche grattacapo, solo su calci da fermo. Allo scadere della prima frazione, l'occasionissima capita sui piedi di Assoni. Dopo uno slalom di Rolfi, la numero 11 ha sul sinistro la palla giusta, ma spara alto. È un Brescia sprecone. 2 minuti dopo, anche Baroni, da ottima posizione, calcia male. Nella ripresa, la Roma sale di tono. E al 12esimo, Cutillo lavora un ottimo pallone dal limite e scocca il destro. Il palo salva le rondinelle. Dopo un minuto, ancora pericolosa la Roma, su calcio d'angolo, ma la difesa bresciana libera. Al 20esimo, ottimo spunto di Tosi, che fa partire il duo Massussi Assoni. Quest'ultima non aggancia ad un passo dalla porta. Finisce 0-0 e si va ai calci di rigore. Per il Brescia calciano Gasparotti, che sigla la rete. D'Antoni della Roma sbaglia. Subito dopo Paganotti la mette fuori. Mentre Chiodetto impatta. Tosi non sbaglia. Mentre Di Carlo della Roma spara alto. Assoni segna. Contu risponde. E Baroni sigla il gol decisivo del 4-2. 2 punti per il Brescia, 1 per la Roma. Dopo la sconfitta contro il Brescia, nel secondo match la Roma affronta l'Atalanta. Le due squadre, dopo un primo tempo scialbo, si accendono nella ripresa. Il primo squillo è delle aerobiche, che colpiscono un palo con Pandolfi. Risponde la Roma, che in contropiede sfiora la rete. Ci pensa però ancora Pandolfi a sbloccare il risultato. Parte da sola sulla destra e a tu per tu con Casaroli non sbaglia. Nel finale, altro legno per le bergamasche, che chiudono sull'1-0. Si decide tutto dunque nel derby finale Brescia-Atalanta. Il derby Atalanta-Brescia diventa dunque lo scontro decisivo per decidere chi andrà nella finalissima di martedì. Le rondinelle partono forte e sfiorano il gol già nei primi minuti con Paganotti. Al 10° però il Brescia passa. Tosi crea lo scompiglio, serve un assist al bacio per Rolfi che gonfia la rete di prepotenza. 1-0 per le rondinelle. L'Atalanta non ci sta e sulla destra si procura un fallo dubbio. Pedretti si incarica della battuta e con un missile batte Chiminelli. Al 15esimo è 1-1. Il match è bloccato e soltanto a 3 minuti dalla fine, dopo vari attacchi, Rolfi trova il varco e si infila in area di rigore. Aggancia la palla e viene messa giù. L'arbitro fischia senza indugi il calcio di rigore. Assoni si incarica della battuta e non fallisce. A 2 minuti dalla fine, Brescia avanti. Le rondinelle controllano bene il vantaggio e dopo 2 minuti di recupero l'arbitro sancisce la fine dell'incontro. Il Brescia batte 2-1 l'Atalanta e conquista la finalissima di martedì. Miro, dopo il pareggio e la vittoria a rigori con la Roma è arrivata una strepitosa vittoria nel derby con l'Atalanta e dunque è finalissima. Hai detto giusto, strepitosa, perché quantomeno inaspettata. Visto, considerando che l'Atalanta è una squadra che milita in A2, momentaneamente è quarto posto e qui c'erano 9 undicesimi della prima squadra, posso ritenermi veramente soddisfatto di ciò che hanno fatto le ragazze. Forse qualcosa di fuori dal normale, presso una primavera. Miro, abbiamo visto qualche difficoltà con la Roma, forse anche per l'emozione delle tue ragazze, però poi nel derby è venuto fuori il carattere, abbiamo visto veramente una grande partita su un campo difficile perché era bagnato con questa pioggia. Possiamo dire che è stata una vittoria col cuore di questo Brescia. Roma, per quanto riguarda la Roma, credo che inizialmente siamo partiti bene il primo tempo, credo di poterlo dire tranquillamente che la partita l'abbiamo fatto noi. Poi nel secondo tempo sono ripartiti 2 volte velocemente e ci è venuto in mente la semifinale persa dell'anno scorso, le ragazze forse hanno avuto paura a spingere di più. È andata bene ai rigori, invece quanto riguarda l'Atalanta, ripeto, il derby è sempre sentito e le ragazze ci mettono sempre qualcosa in più rispetto alle altre partite.